organizzatori per. Diciamo, grazie molte alla Cisco, agli organizzatori, buongiorno a tutti, grazie per questo sforzo che permette di tenere i cantieri in questa modalità nonostante le circostanze che ben conosciamo. Dunque, gli interventi raccolti in questo seminario mirano a portare uno sguardo d'insieme su alcune occupazioni militari che con modalità diverse furono accomunate dall'obiettivo di consolidare politicamente, attraverso un sostegno armato, i governi preunitari entrati in profonda crisi di legittimità per effetto, delle mobilitazioni politiche attorno a visioni alternative della sovranità, a progetti di Stato emersi, nell'età delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni. Questa tipologia di presenza militare, alla quale sottendono progetti di state building o di mantenimento dell'ordine, di ricostruzione dell'ordine, non è certo un fenomeno tipico dello scenario italiano. Affermatasi negli anni delle guerre rivoluzionarie e napoleoniche, per esempio in Sicilia, nella Sicilia di cui ci parlerà Giuseppe Grieco, ma anche nelle isole Ionie, ecco, all'interno del sistema dei rapporti internazionali definito a partire dal Congresso di Vienna, questa tipologia di intervento si afferma come uno degli strumenti privilegiati attraverso cui le grandi potenze tentano di contenere i processi rivoluzionari, di reprimere o condizionarne gli sviluppi, di stabilizzare aree geopolitiche e strategiche integrando stati e comunità politiche all'interno di spazi imperiali che a loro volta vivono una fase di profonda ridefinizione, come ci hanno insegnato i recenti studi sull'impero austro-ungarico nell'età della Restaurazione, poi in quella del neoassolutismo, ma anche gli studi, anche e soprattutto direi gli studi di Lauren Benton, Lisa Ford, più di recente quelli di David Todd sull'imperialismo informale francese. Per la frequenza, per la continuità, per la lunga durata delle occupazioni in Italia, per il peso stesso che la penisola ebbe nei ragionamenti sulla ristrutturazione degli imperi nel Mediterraneo, l'Italia costituisce però senz'altro un terreno ideale per analizzare i molteplici aspetti di un fenomeno che è stato appannaggio soprattutto della storia diplomatica, della storia dei rapporti internazionali, delle relazioni tra le cancellerie, ma che merita a nostro avviso di essere considerato nella molteplicità e nella complessità di relazioni e interazioni innescate dal contatto tra occupanti e società occupate. I paper che saranno presentati in questo panel cercano di compiere questo sforzo soffermandosi sull'occupazione britannica in Sicilia, sulle occupazioni austriache e francesi nel Regno delle Due Sicilie e nello Stato Pontificio e mettendo a fuoco tre aspetti problematici legati al rapporto tra occupanti e occupati. In primo luogo le strutture delle occupazioni, dunque la costruzione negoziata tra le autorità occupanti e le autorità locali di pratiche amministrative e giurisdizionali o poliziesche che si collegano a progetti politici messi in atto su scale diverse o dagli agenti delle potenze o appunto dalle autorità locali, quindi progetti politici che si riferiscono dunque o appunto alla ridefinizione degli obiettivi e degli strumenti dell'influenza imperiale o alla gestione, le modalità di gestione e di adattamento al conflitto tra forze liberali e controrivoluzionari. In conseguenza, cercheremo di evidenziare fenomeni di circolazione, di rielaborazione di idee e proposte politiche, ma anche di immaginari politici e culturali mediati dagli scambi tra presenza militare straniera e società occupante, guardando dunque sia alle pratiche, sia i discorsi prodotti dagli occupanti, dagli attori che vissero la situazione di occupazione, dagli agenti culturali dei paesi occupati. Passerei subito la parola al primo dei nostri speaker, Giuseppe Grieco, che sta concludendo un dottorato alla Queen Mary University di Londra. Grazie a tutti, grazie Giuseppe. Buongiorno a tutti, grazie Alessandro, grazie per aver organizzato e coordinato i lavori di questo panel e grazie agli organizzatori di questa intensa 3 giorni di presentazioni di ricerche in corso.
Quello che presenterò brevemente nei prossimi minuti, cercherò anche di essere sotto i 10 minuti in modo che c'era spazio per la discussione, è parte di una ricerca di dottorato che sto concludendo e che riguarda in generale la presenza dell'impero britannico nel Mediterraneo centrale, nelle due Sicilie, tra il 1800 e il 1860, in particolare gli scambi intellettuali e la circolazione di idee tra agenti imperiali e liberali e patrioti siciliani e napoletani. Cercherò quindi in questo intervento di contestualizzare la presenza e l'occupazione britannica in Sicilia tra il 1806 e il 1814-15, prima di tutto all'interno di un processo di ricostruzione imperiale globale dell'impero britannico in quegli anni. Gli eventi siciliani di quel periodo, in cui la Sicilia appunto è occupata dalle forze britanniche in funzione antinapoleonica, in cui c'è un esperimento di introduzione di una costituzione sul modello di quella inglese da parte di Lord William Bentinck nel 1812, sono eventi che sono stati contestualizzati soprattutto a partire dalla contrapposizione tra il modello del costituzionalismo anglosassone, il costituzionalismo napoleonico che viene introdotto invece nel Regno di Napoli, il tentativo di Lord William Bentinck nel 14-15 di promuovere una sollevazione nazionale in Italia sul modello di quello che stava avvenendo in quegli anni nella penisola iberica. Io cercherò invece di portare lo sguardo su questi eventi a partire da un processo di ricostruzione imperiale che era in corso in quegli anni nell'impero britannico. La Sicilia in quegli anni è al centro di una ridefinizione dell'impero britannico nel Mediterraneo, ma anche a livello globale. È al centro di un processo di ricostruzione da parte degli agenti britannici di un ordine giuridico globale che si fonda su alcuni principi cardine. Prima di tutto la costruzione di un ordine antidespotico, cioè di interventi a livello locale per limitare l'autorità arbitraria sia delle élite locali o di sovrani subordinati, come nel caso della Sicilia i Borbone, che con il loro dispotismo o con l'assolutismo sono visti dagli agenti britannici come causa di disordine, di rivoluzioni e quindi di presenza di interferenza francese, di proiezione francese. In questo spazio, appunto, nella Sicilia, attraverso scambi tra agenti imperiali e aristocrazie liberali locali, viene reimmaginata la presenza britannica nel Mediterraneo. L'impero britannico non viene visto solo come un soggetto che è capace di costruire progresso commerciale, come un impero marittimo portatore di libertà e benessere commerciale secondo appunto delle visioni tradizionali tipiche dell'impero del mare britannico diffuse sin da fine del Seicento, ma viene reinventato come legislatore globale, cioè come un soggetto imperiale che si contrappone sullo stesso piano all'impero napoleonico, cioè il piano delle costituzioni, dei codici, della ricostruzione dell'ordine giuridico, è capace di contrapporre un modello diverso, un modello fondato appunto sulla Costituzione inglese, sulla federazione dei popoli all'interno dell'orbita imperiale, ma appunto in una condizione di libertà, ed è capace appunto di garantire autodeterminazione nazionale ai popoli, tra cui Sicilia appunto, all'interno dell'orbita imperiale. Questa visione parte dalla Sicilia, dal Mediterraneo, ma sia negli attori siciliani che negli attori britannici, la Sicilia è vista come il primo tassello di una ricostruzione giuridica globale, cioè di un ordine antidespotico fondato sulla libertà e la federazione all'interno dell'impero che non si limita al Mediterraneo. E infatti in questi anni è in corso, da parte dei commissari imperiali impiegati in Sicilia, di agenti, di intermediari imperiali e di patrioti siciliani che collaborano a questa iniziativa, è in corso una riflessione su quelli che sono stati i fallimenti degli anni precedenti della ricostruzione imperiale britannica le modalità con cui l'impero può invece consolidare a livello globale il proprio dominio anti-napoleonico. Cioè appunto un modello che non si basa solo sulla
proiezione commerciale, la presenza navale, ma prima di tutto sulla riforma giuridica, cioè sulla ricostruzione nelle società dove si inserisce l'impero britannico a partire dalla Sicilia, di un ordine giuridico post-feudale, di una società post-feudale dove vengono rivisti gli assetti della proprietà terriera, dove vengono costruite delle elite di governo animate da un patriottismo nazionale e a sua volta un patriottismo subimperiale, cioè che vede nella fedeltà, nella lealtà all'impero e nell'integrazione con l'impero il cardine dell'identità nazionale e del patriottismo di questi popoli. Queste sono visioni che vengono elaborate da agenti imperiali come Gold Francis Lecky, Charles Paisley, nel 1806 e il 1810, in collaborazione con patrioti siciliani, e sono visioni che vengono poi messe in pratica nel 1811 da William Bentinck, il commissario imperiale che viene inviato, per approfittare appunto di conflitti che sono in corso in Sicilia tra la corona borbonica e le aristocrazie locali e imporre una riforma della società, perché in quegli anni si diffonde in Sicilia alle elite imperiali britanniche l'idea che i Borbone siano appunto una minaccia per l'ordine e la stabilità del sistema istituzionale locale, che possano causare rivoluzioni democratiche, repubblicane, che possano dare pretesti all'impero francese per intervenire, convocati appunto dai patrioti democratici siciliani. Quindi la corte borbonica è vista come un agente di disordine che va limitato, che va rimesso all'interno di un ordine giuridico che ne limiti i poteri, ed è per questo che Bentinck interviene nel 1811 dando seguito a tutta una serie di riflessioni geopolitiche nel Mediterraneo ma anche istituzionali che si sono sviluppate negli anni precedenti tra le aristocrazie siciliane e gli agenti imperiali britannici. L'obiettivo di Bentinck nel 1811-12, coadiuvato dagli attori siciliani, non è esclusivamente quello di importare una costituzione sul modello di Westminster, quindi un governo parlamentare in Sicilia, ma è prima di tutto l'obiettivo di rafforzare i poteri del governo. Cioè è un'attività di state building, come diceva Alessandro in introduzione, il suo è un progetto d'ordine, di ricostruzione di un ordine sociale e istituzionale, e quindi nella sua riflessione l'idea del sollevamento delle popolazioni italiane contro la Francia, l'idea di contrapporre il modello costituzionale inglese a quello francese è presente certamente, ma è parte di una visione più ampia di ricostruzione dell'ordine imperiale, di rafforzamento dell'ordine imperiale nel Mediterraneo. Tutto questo si sviluppa in un dialogo costante con le elite aristocratiche siciliane, che a loro volta sviluppano e vanno a formulare un'idea di patriottismo subimperiale, come dicevo prima, e di liberalismo aristocratico, cioè che si concentra su un'idea di governo costituzionale moderato che imita la Costituzione, l'assetto istituzionale inglese, non solo per quel che riguarda le due Camere, il Parlamento, ma soprattutto per quel che riguarda la presenza di un esecutivo forte, capace di governare la società, di un sistema fiscale razionale. Ed è per questo che una delle opere principali che influenza i siciliani in quel periodo non è solo Blackstone, ma è quella del Ginevrino dell'Holm, che centrava proprio sulla descrizione del governo anglosassone, lo celebrava per la forza del governo e dell'esecutivo, uno dei punti chiave di questa riforma. Infatti sia gli agenti britannici che siciliani guardano in quegli anni con ammirazione a quello che sta avvenendo nel Regno di Napoli, quello che viene fatto dai francesi, e cercano di imitare però appunto su un piano diverso queste riforme. Tutto questo non è limitato solo a agenti siciliani e attori siciliani e britannici, ma ovviamente coinvolge negli stessi anni patrioti maltesi, patrioti delle isole Ionie. Tutti condividono l'idea dell'impero britannico come un agente di riorganizzazione istituzionale, di libertà e di federazione dei popoli all'interno dell'orbita imperiale. Ed è appunto questo tipo di patriottismo subimperiale e di imperialismo liberale britannico
continua poi ad animare negli anni successivi, in occasione di eventi rivoluzionari, la riflessione sia siciliana che britannica nel Mediterraneo, 1820, ma ancora nel 1848 con appunto rimodulazioni. Io mi fermerei qui e poi nella fase di discussione possiamo chiarire o approfondire qualsiasi aspetto. Grazie. Grazie molto, Giuseppe. Let me switch to English to introduce our second panelist, Marian Hockel, who is professor, who is assistant professor at the Silesian University in Opava. Thank you, Marian, and welcome. I think that Marian has a problem with the camera, so he will be just speaking without video. Forse però c'è un problema. Marian? Forse c'è un problema. Marian, I think you can switch on your microphone if you want. Doesn't seem to be working. So maybe to save time, we can pass to the third intervention. E quindi cederei la parola per adesso a Lorenzo Bonomelli, dottorando alla Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Buongiorno, mi sentite? Sì, sì. Sì, perfetto. Allora, anch'io ringrazio Alessandro per l'organizzazione e la Cisco per l'organizzazione di questa 3 giorni che ospita il nostro panel. Allora, il 22 febbraio 1832, 3 navi da guerra francesi gettarono l'ancora nel porto di Ancona. E quella stessa notte circa 1500 soldati a bordo sbarcarono e arrestarono i carabinieri pontifici nelle loro caserme. Il mattino seguente il comandante della cittadella chiese di parlamentare e a mezzogiorno il tricolore e lo stendardo papale sventolavano alla stessa altezza sulla fortezza. Il più importante porto adriatico dello Stato Pontificio era di fatto passato sotto il controllo di 2 battaglioni francesi che vi sarebbero rimasti per quasi 7 anni fino al dicembre 1838. Il contesto in cui ebbero luogo questi eventi è noto. A seguito del doppio intervento austriaco richiesto dal Papa per sedare le rivoluzioni nelle province settentrionali del suo Stato, tra 1831 e gennaio 1832, l'egemonia di Vienna sulla penisola sembrava incontrastata e al suo cospetto la Francia si vedeva privata di ogni ruolo nelle questioni italiane. Nel tentativo di ristabilire l'equilibrio in questo scenario, quindi Luigi Filippo e Casimir Perier inviarono una squadra navale in direzione di Ancona, sperando di ottenere il consenso di Gregorio XVI all'entrata anche dei soldati francesi sul territorio pontificio. L'opposizione di Roma però determinò uno stallo che si sbloccò, come si è appena detto, tra 22 e 23 febbraio 1832, quando gli ufficiali del corpo di spedizione decisero di sbarcare, scatenando una crisi diplomatica. Queste vicende sono state oggetto di recenti studi, attenti soprattutto ai dibattiti sul principio di non intervento e sulle relazioni tra grandi potenze, in questo caso la Francia, e stati secondari, in questo caso lo Stato Pontificio. L'episodio, insomma, è stato considerato come una mossa geopolitica, ma nulla si conosce se si sposta lo sguardo sulla città di Ancona. Quale impatto ebbero a livello politico, culturale e sociale i soldati insediati per 7 anni sulle rive dell'Adriatico? Quali relazioni si instaurarono con le autorità, con la popolazione locale e con i vari attori presenti nel territorio? E il mio intervento non ha l'ambizione di rispondere a questi interrogativi, ma di presentare una ricerca in corso. E a partire da un primo confronto con alcune fonti negli archivi principalmente parigini e anconetani, l'intento è quello di fornire qualche spunto per la discussione e per le future ricerche, concentrandomi però in particolare sulle prime fasi dell'occupazione. Lo sbarco dei francesi suscitò reazioni entusiaste in una parte della popolazione anconetana e la sera successiva al loro arrivo gli ufficiali furono accolti a teatro tra grida di giubilo e canti patriottici.
Dall'altro canto, però, il Papa diede ordine al delegato e ai funzionari governativi di abbandonare la città di Ancona. Nel capoluogo marchigiano, lasciato nelle mani della guarnigione francese, crescevano le aspettative dei sudditi pontifici che sostenevano la necessità di riforme nello Stato. Nonostante la delusione per il mancato sostegno della monarchia di luglio ai moti del 1831, infatti, l'arrivo delle truppe francesi aveva fomentato le speranze, in particolare riattivando dei ricordi ancorati nella memoria collettiva. In effetti, questi soldati, al seguito della bandiera tricolore, richiamavano alla mente un altro esercito arrivato qualche decennio prima, nel 1797, che aveva aperto un quindicennio di dominazione francese, a cui vasta parte dei ceti borghesi urbani guardava con nostalgia. E anche gli stessi militari occupanti, tra i quali diversi erano veterani delle campagne imperiali, rileggevano la loro missione come una riedizione del passato. Il caso più lampante è quello del capitano Gallois, uno dei due ufficiali che avevano guidato lo sbarco. In un proclama agli anconetani, egli, rifacendosi esplicitamente a Napoleone, annunciava l'arrivo di un esercito che avrebbe diffuso in Italia i frutti della rivoluzione di luglio. Anche i sostenitori della Restaurazione non potevano evitare di tornare col pensiero al periodo napoleonico. La stampa legittimista, ad esempio, tratteggiava l'immagine di Gregorio XVI sul punto di vedersi carico di catene come i due Pii, in riferimento ai papi imprigionati da Napoleone. Inoltre, a testimonianza delle fratture sociali e politiche del territorio, nelle campagne si registrarono violenze contro dei borghesi liberali, il clero ricominciò a organizzare squadroni contro rivoluzionari e il tricolore veniva bruciato nelle piazze. In ogni caso, le aspettative dei liberali anconitani che il 1832 fosse l'inizio di una nuova esportazione della rivoluzione in Italia si scontrarono con le reali intenzioni di Parigi. L'occupazione di Ancona era stata una mossa con scopi geopolitici e il sostegno alle riforme nello Stato Pontificio non era o non era più una delle priorità del governo parigino. L'obiettivo immediato era sanare la rottura diplomatica con la Santa Sede e trovare un accordo che permettesse ai militari francesi di rimanere ad Ancona per affermare la presenza francese nello scacchiere italiano. Al comandante del corpo di occupazione, il generale Cubiero, arrivato nelle Marche il 27 febbraio, venne chiesto di mantenere la città in uno stato di calma per evitare ogni complicazione che potesse intralciare le trattative diplomatiche. Si trattava di un compito non facile perché, nonostante la firma di una convenzione tra i due governi, Ancona divenne teatro di un'escalation di disordine. Dopo le autorità governative abbandonarono la città anche diversi funzionari municipali, tra cui il commissario di polizia, oltre a personalità fedeli al pontefice che temevano per la propria incolumità. Nel vuoto di potere venutosi a creare, prosperavano infatti le attività di alcune organizzazioni clandestine che riunivano oppositori al governo, anconetani e forestieri, in particolare romagnoli, dei compromessi politici che dalla Romagna si erano riversati verso sud, sperando di trovare protezione presso i francesi o di potersi anche imbarcare verso la Francia. La gestione dell'ordine pubblico fu quindi la questione cruciale di questa prima fase e Cubiero tentò di farvi fronte organizzando una forza di polizia alle sue dipendenze con la collaborazione di alcuni anconitani. In questi frangenti, tra l'altro, il generale appare come un uomo sdoppiato tra il dovere di obbedienza militare e la simpatia verso il desiderio di riforme dei sudditi pontifici, che in lui tra l'altro vedevano possibile mediatore delle loro richieste presso le potenze europee. Cubiero spalleggiava i liberali pontifici e difendeva le loro ragioni di fronte ai ministri francesi, ad esempio, sottolineando la distinzione tra una maggioranza della popolazione moderata, pacifica, favorevole alle riforme e un piccolo numero di estremisti. Il 23 maggio però le violenze in città culminarono con l'assassinio del gonfaloniere di Ancona, Girolamo Bosdari, partigiano sostenitore del potere papale. Il governo francese, accusato dalle cancellerie di tutta Europa di fomentare l'anarchia nello Stato Pontificio, inviò a Cuvier l'ordine perentorio di far cessare i disordini.
Il generale ribadisce la ripugnanza che gli suscita l'idea di sostenere il governo romano con misure di repressione, tuttavia si adegua ai comandi ricevuti. Le sue truppe prendono il completo controllo della polizia e le associazioni sovversive vengono smantellate. La città torna in stato di calma e il delegato apostolico rientra ad Ancona il 1 agosto. Questo è un momento simbolico che segna il ritorno alla normalità per il capoluogo marchigiano, con il rientro delle autorità governative. È una normalità però ancora tutta da indagare. Le truppe francesi, in effetti, rimasero per 7 anni, si mantennero in buoni rapporti con le autorità e a queste offrirono la loro collaborazione, senza che, tra l'altro, da Parigi arrivasse più alcun riferimento a progetti di riforme per lo Stato pontificio. Tuttavia, ridurre i militari occupanti a un puntello dell'ordine costituito sarebbe una visione limitante. Per fare un solo esempio, nel gennaio 1833, quindi 4-5 mesi dopo i fatti appena narrati, il governo pontificio propose che il processo per l'assassinio del gonfaloniere per i disordini di quel periodo fosse spostato dal Tribunale di Ancona alla Sacra Consulta in Roma. In risposta a questa richiesta, Cuvier ricordò al delegato che nel mandato di arresto, redatto dallo stesso generale in accordo con l'ambasciatore in Francia a Roma e con il consenso del Vaticano, si portavano le accuse di omicidio e altre violenze, ma non venivano menzionati i crimini politici. I crimini politici, in effetti, secondo il regolamento di procedura criminale dello Stato Pontificio, erano attribuiti alla Sacra Consulta, mentre la criminalità comune rimaneva di competenza dei tribunali ordinari e il cambio di sede del processo non aveva quindi alcuna base legale. Un'argomentazione che non ammetteva repliche. In effetti il processo si svolse regolarmente ad Ancona. Il comandante delle truppe di occupazione in questo caso ebbe quindi un ruolo fondamentale a livello istituzionale. Potremmo dire che inchiodò in qualche modo il governo romano al rispetto della legalità. Prolungare l'indagine fino al 1838 quindi permetterà di cogliere a pieno l'impatto della presenza di questa guarnigione nello Stato Pontificio. Per fare un solo altro accenno al proseguo dell'occupazione, un periodo di particolare interesse è quello tra agosto e novembre 1836, quando Ancona fu colpita da un'epidemia di colera. Un momento drammatico in cui emergono dalle fonti vari episodi di collaborazione dei militari con le autorità locali e di solidarietà con la popolazione. Ciò andò di pari passo però con i contrasti sulla gestione dell'epidemia e le critiche che gli ufficiali del corpo di occupazione rivolgevano alle autorità pontificie per l'inefficienza nell'affrontare l'emergenza e per misure come il cordone sanitario che isolò il capoluogo per oltre 3 mesi. Ancora una volta pratiche e discorsi si intrecciano. Nel contesto della controversia tra contagionisti ed epidemisti, le idee del governo papale erano associate ai militari francesi a un indice di arretratezza, una scusa per imporre limitazioni alla libertà. Sull'altro fronte, la stampa reazionaria accusava i soldati francesi di aver portato il morbo in città e dipingeva il colera come una punizione provvidenziale contro i mali della modernità e addirittura nella cronaca di un canonico anconetano riemerge l'immagine di Napoleone, il ricordo di Napoleone, come emblema di chi anche di fronte al flagello dell'epidemia crede che esista salvezza di fuori di Dio e della Chiesa. In conclusione si intravedono quindi elementi che forniscono tracce per il proseguo del lavoro e il passaggio fondamentale poi consisterà nell'ampliare lo sguardo per vedere come il caso anconetano si inserisca in discorsi di più vasta portata cronologica e geografica. Il riferimento ovviamente al titolo del nostro panel, penso in particolare alla storia dell'imperialismo francese nel periodo dal 1814 al 1870, il French Imperial Meridian, secondo la definizione di David Todd, a cui faceva riferimento anche Alessandro nell'introduzione. I più aggiornati studi a livello globale appunto su questo periodo hanno mostrato la necessità di considerare tutte le varie e interrelate strategie di influenza economiche, giuridiche, culturali e anche militari. In uno spazio mediterraneo innervato da tali questioni, l'occupazione di Ancona si situa nel contesto geopolitico del bacino ionico adriatico, che dopo la Serenissima e con la crisi dell'impero ottomano divenne uno spazio di confronto interimperiale. L'Austria a nord,
l'Inghilterra nell'Ottaneso, la Francia presente per l'appunto ad Ancona e anche nel Peloponneso, occupato anch'esso da militari francesi dal 1828 e il 1833. Lo studio delle occupazioni militari apre quindi sguardi nuovi sulla storia d'Italia nel periodo della Restaurazione e offre anche l'affascinante possibilità di integrare alcune regioni della penisola all'interno di geografie imperiali inedite o in corso di profondo rinnovamento. Grazie. Grazie molto, Lorenzo. So it seems that Marian's microphone is working now. So I would ask Marian to start his speech and introduce his paper. Thank you, Marian. Welcome again. Many greetings from the Czech Republic. I have to apologize that my camera is not working, but I hope that there will be no problems with my sound. I will speak in English. A soldier is not only an executor of his mission, he is also a thinking and feeling being. In the course of his duties, he intervenes in the foreign environment, which shapes and influences his feelings and thoughts to varying degrees. With his impressions gained during his journeys to the occupied country, after return, he can contribute to the enrichment of the thought base in the native country. The transfer that takes place in this way in the cultural and social framework can be realized on both sides. My paper demonstrates how the power of weapons can be replaced in memory by the power of impression and thought. The occupier's country is never closer to the occupied country than through cultural or intellectual connection. I'm going to give one illustrative example. I quote, "In the beautiful bay, the famous Pertinope, Mediterranean silvers a beautiful skirt's hem. Where the eye leads us, we go through a paradise everywhere. Skies entertain us with their comforted calmness. The eternal naturalness is celebrated here." This is how the Austrian army officer, Milotas Dedat Polák, a native of Zásmuky in central Bohemia, characterized the city of Naples and its surroundings. Between 1820 and 1822, his four-volume travelogue titled The Journey to Italy, written during Polak's stay on the Apennine Peninsula in the contemporary Czech language, was published in the Czech magazine titled Dobroslav, edited by the patriotic priest and writer Josef Liboslav Ziegler. Polak originally took part in campaigns against Napoleon during the Napoleonic Wars. In the rank of lieutenant, became an aide-de-camp to field marshal and diplomat František Arnošt Freiherr Koller, and accompanied him to Vienna during the Congress of Vienna. In 1815, Baron von Koller was appointed general intendant of the Austrian army in Italy and then became intendant of the intervention army in the Kingdom of the Two Sicilies to help re-establish the reign of King Ferdinand of Bourbon. Polak followed him there in 1815 to 1818 and for the second time in 1821 to 1826. It was during his first three-year stay in Naples that he wrote a prose work considered to be the first modern Czech travelogue. He traveled across the Apennine Peninsula alone, with no one armed to accompany him, probably with his superior's luggage. He then spent 3 years in Naples and from there addressed letters to Bohemia in his friend, to his friend Ziegler. It was most likely Ziegler who encouraged young Polak to try to capture his experiences of the Italian landscape in writing. He knew his literary inclinations well. Already between 1810 and 1813, he had motivated him to study Czech language and had encouraged him to create his first poetic and prosaic attempts.
Polak, known to Czech readers for his lyrical poem, The Nobility of Nature, enriched his travelogue in Italy with lyrical impressions and patriotic ideas. These manifested themselves in insertions that make it possible to compare foreign and domestic phenomena or in separate reflections on conditions in the Czech lands. Such comparisons could have contributed to a more concise explanation of the situation in the host country, as opposed to the situation in his country of origin. Polak created an authentic testimony of an Italian land that fascinated him so much that he wrote about it even in verse. He captured its image, presented in the manner and style of his own, characteristic of optics of a Central European. In his travelogue, with his impressive language and the sensitive eye of a receptive observer, he captured the topographic, ethnographic, cultural and social image of the metropolis and landscape of the Kingdom of the Two Sicilies, introducing the land, Campania Felice, in his words, to the Czech reader. He described a fertile, culturally advanced country, remarkable for its history, rich in monuments and natural attractions, as a colorful landscape full of contrasts, not only in its relief and natural diversity, but also in the social stratification and the specifics of the local population, faith, way of life, traditions and customs. He did not neglect the bright or dark sides. For Polak, it is a landscape that has attracted human attention for millennia and which has often paid for its seductiveness in history. He concludes with a summary of its historical development by stating, I quote, how the surrounding nations cared about the conquest of this beautiful and fertile landscape. What unprecedented and frequent revolutions took place here, and what evil consequences such national disputes and changes in provincial government must have had in educating the nation, and wonder that such unfortunates did not hinder the present state in which we find a Neapolitan nation, even more than has happened so far. I don't know if there's again a problem with the microphone or... Yeah, possibly we lost them. Sì, perché ho visto che è andato via anche dalla lista dei partecipanti. I'm back again. Okay, thank you. Politicians prove that there is no other nation easier to rule over than Naples. If it can keep processions and Madonnas, Pulcinella, tricksters, and several times a year or a wonderful display to the court, cheap bread, etc., this dissatisfaction will never come to its mind. These common people do not read any newspaper. They do not long for any novelty. They do not interfere with anything. It does not care what is happening among foreign nations, and it submits willingly to powerful hands. The end of the quotation. The Austrian lieutenant and the Czech patriot learned a lot about Naples, past and present, about the region in the south of Italy, which became his home for several years. He wrote about southern Italian life and institutions very attentively and openly, generally showing empathy for the local people, their nature and lifestyle, respect for their customs, traditions, and history. His travelogue is a valuable source, not only for understanding the social conditions of life of the southern Italian population, but also a special ego document for understanding the views of the author himself.
It begins as a classic travelogue, and in this form captures the author's journey from north to south, from the Alps through the Apennines to Naples. The author's impressions leak from the text, the impressions of a traveler who was prepared in advance by reading for Italy, looked forward to discovering the nature beauties and cultural monuments. His acquaintance with everyday life aroused honest and usually soberly critical judgments about a country where the local population lived significantly differently than his Czech compatriots. He recognized about all the signs of poverty and decline, but he avoided associating them with the contemporary political establishment. Polak understandably did not mention Austria's policy towards Italy. He wrote very cautiously, outright apologetically, about the Bourbon dynasty, closely related to the Habsburgs. But the most loyal supporters of Austrian politics, the clergy and the Roman Church, were not spared. On the contrary, Polak wrote remarkably openly about the role of foreigners in Italy, about their unfortunate rivalry for control of the country, about their attempt to have command of the descendants of the ancient Romans. He mentioned King Joseph Bonaparte in moderation and understanding, also his brother-in-law Joachim Murat and his wife Caroline. He mentions, for example, their care for historical remains, of the improvement of public space in the country that they came to rule. After arriving in Naples, the author lost the chronological outline of his narration. Instead of describing his journeys in this second part, there is a very detailed description of the nature and society of southern Italy. Outside the barracks, Polak apparently moved in the ranks of the intelligentsia and broad strata of the Neapolitan people. This is indicated by his mentions of folk hilarity, life in the streets and squares, or of the worries of ordinary people. All this presupposed knowledge of the language and the author's personal interest. This makes it not only a travelogue of outstanding literary qualities, but also an exceptional historical source, bringing a number of valuable insights into Neapolitan society on the threshold of modern times. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Marian, for this interesting contribution that allows us to overcome the language barrier and to know a source and an experience otherwise very hard to know for the Italian audience. Proseguiamo con i nostri interventi. Passo subito la parola a Giulio Tatasciore, che è assegnista di ricerca all'Università di Salerno. Grazie Alessandro, grazie a tutte e tutti. Anch'io sarò molto rapido e schematico, così da favorire la discussione. E sono molto contento di aver sentito gli altri interventi e di aver sentito come vivano in quegli interventi molti dei temi che poi ho ritrovato nel romanzo di cui mi occupo, insomma, in questo caso. Ci tengo a precisare che questo, al contrario degli altri, non è un frammento di una ricerca più ampia, ma è proprio un frammento nato anche un po' dalla riflessione condivisa con Alessandro Capone su questo tema della mediazione, no? Che fa da cuore al rapporto occupanti-occupati. Quindi il tema è un po' la funzione narrativa della figura dell'occupante in un romanzo risorgimentale, in realtà preciso. Il romanzo si chiama Clelia, ossia Bologna nel 1833,
è un romanzo noto anche a volte come Alice, ma in realtà è Clelia, appunto, ed è un romanzo pubblicato, diamo un po' di contesto, nel 1844 da questa scrittrice che si chiama Ifigenia Zauli Saiani, che ha alcune particolarità. La prima è che è una esule mazziniana proprio dai moti, diciamo, del 30-31 e del 31 in particolare, forlivese, moglie di un altro esule, appunto, Tommaso Zauli Saiani, si spostano a Malta, dove sostanzialmente costruiscono, contribuiscono a costruire una rete, appunto, di un ambiente di emigrazione politica molto attivo dal punto di vista dell'editoria, dal punto di vista della produzione di racconti storici, ma anche di stampa, insomma, più generale. Sappiamo che in quel periodo Malta diventa un po' un rifugio, insomma, per un centro, insomma, emigratorio a forte trazione mazziniana. E quindi lei fa parte un po' di questo contesto, una figura attiva da questo punto di vista. La particolarità del romanzo, insomma, il contesto di produzione è quello di Malta, un romanzo pubblicato in realtà a Corfù, ma che insomma è indirizzato agli ambienti dell'emigrazione in generale, che riesce a penetrare in Italia. Non è un romanzo di successo, intendiamoci. Non è neanche un bello romanzo sotto molti punti di vista, però è abbastanza di indole perniciosa e sovversiva da essere, appunto, ovviamente proibito. Veniamo al romanzo in sé. L'ambientazione è, appunto, quella storica, ma in realtà di attualità sostanzialmente, per l'autrice, quella del 1833, Bologna, dopo i moti, appunto, del 31, del 32, l'occupazione soprattutto del contingente austriaco, che durerà fino al 38 e che, insomma, fa da fondale a tutta la vicenda. Si tratta evidentemente di un romanzo tipicamente risorgimentale, che non ha particolari spunti, insomma, di originalità da quel punto di vista, quindi ha una tipica ambientazione romantica, è fondato insomma, sulla narrazione, sulla semantica, ecco, filomazziniana, nazionalpatriottica, e quindi vive di sottili allegorie sostanzialmente, manco troppo sottili perché sono, appunto, molto sfacciate in realtà, come vedremo, e quindi c'è questo generale romanzo romantico in cui c'è una vive forte il rapporto, per esempio, tra il paesaggio, i luoghi di Bologna, il paesaggio pittoresco, sublime, e appunto i personaggi che vivificano la vicenda. Quali sono questi personaggi e qual è l'intreccio? Molto rapidamente, anche qui. Tutto ruota intorno alla figura di Clelia, che è un nome, appunto, della mitologia greca, romana, e sostanzialmente è una figura virginale, una figura che rappresenta un po' l'Italia, insomma, idealizzata, intorno alla quale si muove tutto un contesto che è precisamente il contesto storico dell'occupazione austriaca. Clelia è sposata al conte Attilio, che è un patriota, ma è anche un dandy, un patriota un po' machiavellico, viene descritto, perché fa parte dell'alta nobiltà bolognese e diciamo, sceglie di intrattenere con i soldati austriaci, con gli ufficiali austriaci, un rapporto, appunto, quasi di mediazione, ecco. Contro questo proposito, contro questa pratica, anzi, perché ci sono tutte delle scene che si svolgono nell'abitazione del conte, a teatro, in cui, appunto, si problematizza questo rapporto fra gli occupati e gli occupanti. Contro questa visione machiavellica, ecco, c'è la figura di Curzio, che è invece il tipo del patriota cospiratore, cupo, maledetto, malinconico, insomma, un eroe romantico byroniano da questo punto di vista, che invece vivifica l'opzione del rifiuto totale, appunto, dell'occupante, del nemico come serpe, come qualche cosa che instilla il veleno,
nell'italianità, per così dire, come lo instilla questo veleno è quello in cui, insomma, ruota tutto il romanzo, ossia attraverso il rapporto tra la donna italiana e il soldato occupante. Cosa ci insegna il romanzo è che ovviamente la donna italiana, diciamo, è italiana laddove sdegni le lusinghe dell'oppressore, ma in realtà, insomma, la vicenda appunto inserisce un ulteriore personaggio centrale, che è quella del soldato austriaco, il capitano Bernstein, seduttore al tempo stesso, al contrario di come, diciamo, mi aspettavo magari di vedere questa figura, è una figura ambivalente. Seduce, ma in realtà si innamora sostanzialmente di Clelia, con sentimenti riconosciuti come nobili, e in cui, diciamo, ci sono delle pagine molto molto belle, dei dialoghi molto molto belle, esagerato, insomma, però delle pagine dense, ecco, di riferimenti, in cui c'è questo soldato che dialoga con Clelia, perché Clelia gli dà spago, si sente, diciamo, di trascurare, vabbè, ci sono tutta una serie di vicende, ma insomma, Clelia gli dà spago e parlano di, leggono insieme Le mie prigioni di Pellico, e lì, insomma, c'è un po' tutta la manfrina e il, diciamo, anche la pedagogia nazionale, ma che viene declinata appunto in una maniera molto peculiare, perché in bocca al soldato austriaco si sentono delle cose, insomma, che potete facilmente immaginare, che problematizzano questa figura, invece di dare un rapporto semplicemente di negatività, ecco, e di renderlo un mostro. Non è questo il punto. Il punto è che questa seduzione esiste, ma Clelia riesce a resistere a questo. Al contrario dell'altro personaggio, che è Madame Robert, che si scoprirà essere la madre di Clelia con un tipico meccanismo di annizione, che invece, al contrario di Clelia, che è virginale, che è, incarna la virtù patriottica, non ha resistito alla seduzione del nemico, perché anni prima, durante l'occupazione francese, invece ha ceduto alle lusinghe di un soldato francese, bonapartista evidentemente, è fuggita con lui, salvo essere abbandonata lì, abbandonata in Francia, ma lasciando a Bologna una neonata che, voilà, evidentemente è Clelia. Quindi c'è tutta questa annizione, questa riscoperta, e questo binario oppositivo tra il percorso di Madame Robert, che porta al disastro, e invece quello di Clelia, che porta pure al disastro per altri modi. Perché quando c'è questa annizione, questa scoperta, quando tutto sembra tornare un po', insomma, nella regola, succede il cataclisma. Il conte Attilio viene pugnalato perché sospetto di aver tradito, appunto. C'è stato un assalto al quartier generale, diciamo, austriaco, fallito per un evidente spionaggio. Attilio viene individuato dai patrioti come il responsabile. In realtà si scopre che la soffiata è stata del capitano Bernstein, che si trovava nella casa, insomma, di campagna di Clelia e del conte, tentando, appunto, dove si era dichiarato come un sentimento amoroso e non di assalto, appunto, sessuale. È lì che Clelia si è resa conto che era andata troppo oltre, ma l'aveva dovuto nascondere, insomma, nella casa, dove c'è stata una riunione di cospiratori. Bernstein ha sentito tutto, per farla in breve, e per senso del dovere ha, nonostante avesse maturato dei sentimenti non solo verso Clelia, ma un'attitudine verso l'Italia forse un po' diversa, in realtà l'oppressore è sempre oppressore, quindi ha spifferato tutto, e sostanzialmente Attilio cade per questo,
Clelia è ovviamente responsabile di tutto questo e muore, insomma, con la morte anche di Attilio, morto Attilio, muore anche lei, ma insomma c'è tutta questa dimensione tipicamente melodrammatica e così. Quali sono i temi che emergono, perché ho già parlato troppo? Il primo è evidentemente quello della semantica mazziniana, nazional-patriottica, con uno sguardo, diciamo, di tipo ghibellino quasi da parte dell'autrice, perché tutto questo meccanismo di allegorie in cui questo rapporto tra occupato e occupante si sviluppa nel sentimento, nelle liaison dangereuse tra lei e Bernstein e tra Madame Robert e il soldato bonapartista, tutto questo vive con allegorie molto schiette. In realtà il romanzo è pedagogico, ha una struttura molto lineare da questo punto di vista. Più interessante quindi è questo tema dell'ambivalenza, questo secondo tema, dell'ambivalenza del soldato nemico che da un lato serve la patria, dall'altro però rivela una tensione verso l'universalismo, ovviamente in questa scoperta appunto delle sofferenze inflitte dagli austriaci agli italiani attraverso la lettura di Pellico e di tutto un pantheon che ha una chiara tendenza pedagogica. Quindi Bernstein, Clelia, Bernstein e Curzio, perché Curzio invece vivifica proprio il rifiuto, ecco, dell'oppressore e dell'occupante. Il terzo elemento, ancora più originale, è quello della socialità. Nel senso che tutto il romanzo ruota intorno al tema della donna italiana insidiata, Clelia è evidentemente un'icona di questo tema, ma insomma intorno a questa socialità della nobiltà bolognese e quindi dei diversi atteggiamenti che vengono affrescati sul piano dell'attualità storica, per così dire, e quindi della morale che poi essere italiana significa sdegnare queste lusinghe. Quindi il romanzo, per concludere, si muove appunto tra meccanismi descrittivi e meccanismi pedagogici che, diciamo, pongono al centro questo tema delle esperienze di adattamento e anche delle capacità di negoziazione dei diversi personaggi e delle diverse opzioni, quindi rivelando un campo di tensioni, quello del rapporto tra occupati e occupanti, di cui, insomma, si fornisce una trattazione estetica. Ecco, questo è quello che volevo dire. Grazie molto Giulio. Proseguo io con il mio intervento. Dunque, le occupazioni austriaca e francese nello Stato Pontificio dopo la caduta della Repubblica Romana del 49 stabiliscono nei possedimenti del Papa una forma di protezione militare basata sull'esercizio congiunto di una parte importante dei poteri di governo da parte delle autorità locali e degli eserciti occupanti, e questo in particolar modo in quel settore della sicurezza pubblica che era stato determinante nei processi di delegittimazione della sovranità papale durante l'età delle rivoluzioni. Le truppe di occupazione interpretarono il proprio ruolo in questo campo sulla base di visioni dell'ordine post-rivoluzionario che riflettevano la natura dei progetti di influenza di Austria e Francia in Italia, che implicavano l'imposizione, la negoziazione, il negoziato continuo di livelli di ingerenza nell'amministrazione pontificia profondamente differenti. A differenza di quanto accade nelle legazioni nelle Marche occupate dagli austriaci, nella zona di occupazione francese, limitata a Roma, le province laziali, non venne creata alcuna struttura amministrativa sovrapposta all'amministrazione pontificia e la gestione dei poteri fu affidata alla cooperazione tra le autorità papali, i comandi francesi e alcuni funzionari civili di nomina francese all'interno della polizia papale. Superata la crisi del 1849-50, durante la quale i francesi estesero la propria giurisdizione per contrastare l'azione repressiva della polizia papale, la giurisdizione militare francese sui sudditi pontifici fu limitata ai delitti commessi contro la sicurezza delle truppe.
si trattava di una formulazione vaga il cui perimetro poteva essere facilmente adattato in funzione dei rapporti di forza e che poggiava sull'articolo 63 del codice penale militare francese, che si riferiva alla giurisdizione delle truppe operanti in territorio nemico, una nozione ambigua, inizialmente contestata dal governo pontificio, la cui applicazione però aprì la strada gradualmente a un ampliamento interpretativo del concetto di territorio nemico, perché nella pratica dei consigli di guerra a Roma giunse a essere considerato tale ogni, territorio straniero occupato per respingere un'invasione e quando questa occupazione è continua per la difesa degli stessi interessi pubblici che l'hanno dettata. Si sanciva così una forma di extraterritorialità che affidava alla discrezione della Francia i rapporti in materia di ordine pubblico tra essa e lo Stato posto sotto la sua protezione. È significativo che le sentenze della Corte di Cassazione francese, investita della competenza sui giudizi di terzo grado dei sudditi pontifici condannati dai consigli di guerra, furono assunte come fonti del diritto dai giuristi impegnati nella definizione delle strutture legali dei protettorati sotto la Terza Repubblica. Negli anni dell'impero autoritario, le autorità pontificie trovarono tuttavia in Parigi un protettore che era finanziariamente meno costoso del protettore austriaco e che soprattutto permetteva di bilanciare politicamente e diplomaticamente la stringente ingerenza esercitata dall'Austria nelle legazioni nelle Marche. Al tempo stesso gli agenti francesi sfruttarono la collaborazione con la Santa Sede sia per promuovere il ruolo della Francia come protettrice globale degli interessi cattolici, questo si vede chiarissimamente nelle carte dell'ambasciata francese a Roma in questi anni che affrontano particolarmente la questione d'Oriente, sia, la Francia sfrutta questo ruolo per presentare le proprie truppe come avanguardia di un processo di modernizzazione politica che doveva passare non attraverso bruschi strappi rivoluzionari, ma attraverso una graduale opera di civilizzazione dei costumi attraverso l'imposizione della legge. Le considerazioni che andrò svolgendo nel resto di questo intervento si basano sull'analisi di un campione di casi che documentano l'azione della giurisdizione militare francese e diciamo che il confronto tra le corrispondenze dei comandanti e i fascicoli giudiziari permette di osservare tanto il discorso ufficiale sull'occupazione formulato da una parte dei comandi e tanto forme di sociabilità che sfuggono spesso alla documentazione amministrativa e che delineano un'immagine più articolata dei rapporti tra soldati occupanti e sudditi pontifici e delle loro rappresentazioni. Un problema, il problema cruciale con cui le truppe francesi entrano a contatto quando fanno il loro ingresso a Roma nel luglio del 1849 è quello dell'ordine pubblico in uno spazio urbano che, come ha scritto Vittorio Vidotto, si presenta, nonostante gli interventi urbanistici di età napoleonica, come l'ultimo baluardo, uno degli ultimi baluardi elevati contro la civiltà liberale, non solo sul terreno delle ideologie, ma anche proprio per la sua conformazione topografica, per le forme di vita dei suoi abitanti. Questa percezione di uno spazio ibrido, intrinsecamente insicuro, difficile da controllare, era viva anche nelle autorità pontificie. Le parole, di uno dei delegati di polizia, Pietro Benvenuti, dopo l'ingresso dei francesi nell'Urbe, sono significative nel trasmettere l'idea di un'emergenza che riguardava l'ordine pubblico con cui le autorità pontificie dovevano fare i conti nel 49. Benvenuti descrive Roma come una foresta che con la sua topografia complessa, la sua demografia fuori controllo e molto mobile, offre facile riparo, ai cattivi soggetti di ogni colore, briganti di città, responsabili del deterioramento dell'ordine pubblico della Roma post-rivoluzionaria. E questa è una visione che è condivisa da diplomatici ufficiali francesi,
nei cui rapporti sulla situazione romana la stigmatizzazione, la denuncia dei costumi arretrati e violenti delle plebi romane era filtrata dal prisma dell'immaginario dei bassifondi parigini. Insomma, qui non posso che rimandare agli studi di Dominique Califà, di Franco Benigno, di Giulio Tatasciore. Contro la violenza del popolo romano, la Francia intende agire non solo materialmente, ma anche e soprattutto moralmente, dispiegando una forza militare capace di contenere le pulsioni violente dei ceti popolari. L'ondata di attacchi a colpi di pugnale che investe le truppe francesi dall'inizio dell'occupazione, che prosegue per diversi mesi, spinge su questo terreno essenziale, perché spinge i comandi e le autorità pontificie ad applicare il disarmo generale bandito nel luglio del 49 in un modo che stabilisce di fatto una competenza mista nella repressione di ogni forma di crimine armata, fosse politica o comune. Ai consigli di guerra francesi, titolari della giurisdizione contro i possessori di armi proibite, vengono infatti deferiti anche gli individui che i tribunali pontifici giudicano e condannano per crimini comuni, ma che vengono comunque trovati possessori di armi proibite o che commettono questi crimini a mano armata. Ci sono quindi due livelli di giudizio. D'altronde, la diffusione della violenza all'interno della società romana, studiata, analizzata da Salvatore Puglia, permette ai comandi francesi di relativizzare la portata politica degli attacchi commessi dagli italiani contro i soldati occupanti. È quello che farà a più riprese il generale Gemot, il comandante in capo delle truppe all'inizio degli anni 50, per cui gli attacchi contro i soldati erano espressione di un'aggressività popolare che perdurava a causa dell'incapacità del governo pontificio di far rispettare la legge e di reprimere il crimine. In tal modo, all'inizio degli anni 50, le truppe occupanti, con l'accordo del governo pontificio, si affermano come principale autorità responsabile della repressione della criminalità violenta e del disciplinamento delle popolazioni papali, secondo una tendenza che poi verrà ripresa a partire dal 1862 nel confronto con il brigantaggio politico alla frontiera con il Regno d'Italia. Il doppio ruolo assunto dall'esercito occupante nella repressione della rivoluzione della violenza popolare spinge alcuni membri del corpo ufficiali, come l'influente capo di Stato Maggiore Anselme, a scorgere nella presenza francese l'agente principale di un processo di state building e di razionalizzazione dei costumi attraverso l'applicazione della legge manu militari. Anselme scrive: abbiamo fatto rientrare nell'obbedienza principi e borghesi, abbiamo schiacciato la canaglia, facciamo eseguire la legge, arrestiamo gli assassini, mettiamo ordine e regolarità dove c'è disordine e abuso. Ecco, malgrado questo discorso razionalizzatore, civilizzatore, se volete, che giustifica l'azione dei consigli di guerra, un gran numero di episodi di violenza tra italiani e soldati occupanti è riconducibile in realtà all'integrazione di sottufficiali, ufficiali, uomini di truppa all'interno delle reti della sociabilità urbana e di villaggio e delle tensioni che ne scaturiscono. Le coltellate erano spesso la conseguenza di dispute favorite dall'ebbrezza indotta dal vino in locande, osterie, caffè, fiere, altre feste pubbliche, luoghi e occasioni di aggregazione frequente tra i soldati del corpo di occupazione e gli abitanti. Questioni futili che però chiamano in causa la rispettabilità, l'onore, i denari dei protagonisti e che possono essere quindi all'origine di conflitti sfociati in esiti violenti. Un certo numero di risse nasceva da scontri tra francesi e romani che si contendevano le donne della capitale in una competizione accentuata dalla mancanza di luoghi di esercizio della prostituzione. Sembra però, diciamo, improbabile che la gelosia e la brama acquistassero una sfumatura politica, come invece riteneva un ufficiale inquirente che nel 1866 scrisse che la gelosia di vedere una donna, un'italiana, una compatriota tra le mani dei soldati francesi poteva rappresentare l'unico motivo plausibile per spiegare un'aggressione commessa da soldati pontifici contro soldati francesi. È importante però rimarcare che questo stesso ufficiale sottolinea la reticenza dei soldati francesi, una reticenza ricorrente in molti degli interrogatori a nostra disposizione e che insomma la cui frequenza ci dà l'impressione che serva a coprire molto spesso violazioni dei regolamenti disciplinari, comportamenti criminali o altri rapporti illeciti tra francesi e abitanti.
Non è certamente possibile analizzare in questa sala, in questa sede, diciamo, la ricchezza di dati delle situazioni che emergono dalle carte giudiziarie. Diciamo però che le carte dei consigli di guerra mostrano in che modo l'occupazione, ponendo in contatto gli abitanti dei rioni di Roma e dei villaggi delle province pontificie con un esercito di estrazione largamente popolare, sia urbana che rurale, catalizzi relazioni sociali e processi di acculturazione favoriti dalla territorializzazione della presenza militare straniera, consentita da un sistema di casermaggio che ripartiva a piccoli distaccamenti su porzioni ben delimitate dello spazio urbano e per periodi piuttosto lunghi. Le fonti giudiziarie, mi avvio alla conclusione, permettono anche di cogliere i condizionamenti indotti dal peso degli immaginari e della politica nell'esperienza quotidiana dei singoli soldati e nelle loro relazioni con gli ambienti circostanti. È significativo in questo proposito, a questo proposito, quanto accade nel 1868 a Viterbo a Alfante e Jean Rousset, che di notte, allontanandosi in fretta da un caffè dove temeva di aver erroneamente di essersi attirato l'odio di un individuo geloso di una donna, si era imbattuto per caso in tre uomini che sostavano in strada e, temendo che li tendessero un agguato, li aveva aggrediti preventivamente apostrofandoli maiali garibaldini. Questo suscita la reazione di uno dei malcapitati, direi, quindi una rissa che sfocia in alcuni colpi di coltello. È interessante notare che l'ufficiale incaricato dell'istruzione del processo è propenso a dare credito alla versione del principale teste italiano e spiega il comportamento di Roussel in questa maniera. Era notte e aveva paura. Sin dalla sua infanzia prova nelle tenebre un sentimento di terrore che non riesce a controllare. Marciava rapidamente, pensando ai colpi di coltello che si tirano nelle strade di Viterbo e credendosi vittima della gelosia di quest'uomo dalla barba nera che gridava alle sue spalle nel caffè, stringeva la sua sciabola nella mano, pronta a sguainarlo al primo segno di pericolo. Nello scenario di Viterbo del dopo Mentana, dunque nella città che era stata uno dei centri principali dell'agitazione garibaldina l'autunno precedente, la paura ancestrale dell'attacco notturno si mescola con i moduli della narrativa criminale, della narrativa dei bassi fondi e con gli stereotipi sui rivoluzionari, questa barba nera, sulle inclinazioni violente degli abitanti, e gettano Roussel in uno stato che l'ufficiale inquirente non esita a definire un'allucinazione, che spinge il soldato a sovrapporre alle ombre notturne le figure sinistre del criminale comune e del sicario rivoluzionario. Ecco, studiando la presenza militare francese nello Stato Pontificio, ma in generale credo le occupazioni, occorre tenere analiticamente distinti il livello dei progetti imperiali, dei discorsi politici che vi sorreggono dal livello delle pratiche sociali che caratterizzano i rapporti tra occupanti e società occupata. Le pratiche sociali si rivelano decisamente più complesse, non riconducibili alle logiche della contrapposizione politica o della percezione di un'alterità culturale da razionalizzare. Tuttavia, come mostra l'ultimo esempio, tra tali pratiche rivelano anche la potenza che i discorsi che legittimano l'occupazione e il progetto di influenza possono esercitare nel mediare le relazioni tra soldati e civili. Vi ringrazio. Credo che adesso sia il turno del nostro discussant, Jacopo Lorenzini dell'Università di Macerata, ricercatore che ringrazio calorosamente. Forse però non c'è. Jacopo? No, Jacopo c'è e dovrebbe avere la possibilità di attivare il microfono. Eccomi qua, mi sentite? Sì, Jacopo, tutto bene. Perfetto, mi scuso per la qualità dell'audio, ma mi trovo all'esterno nell'unico posto dove la connessione regge sostanzialmente. Quindi, allora, intanto ringrazio gli organizzatori del panel perché davvero sono 5 interventi differenti. Adesso in realtà procederò a, come dire, raggrupparli in due diciamo filoni principali, però sostanzialmente sono differenti fra loro e danno conto della profondità dell'argomento trattato. Allora, a me pare, leggendo prima i paper e poi ascoltando le relazioni di oggi,
mi pare che si possano appunto definire due filoni, un filone giuridico al quale mi sembra appartengano le relazioni di Greco e Capone, che si occupano principalmente di appunto indagare questo rapporto fra l'occupazione, la presenza di un occupante militare, soprattutto nel caso della relazione Capone, ma alla fine anche l'occupazione britannica in Sicilia aveva un forte aspetto appunto geopolitico-militare, e la definizione di uno state building, di una, come dire, l'attività delle elite locali nell'elaborazione di un quadro giuridico che permettesse il superamento della feudalità. E invece un altro blocco, che è quello delle relazioni Bonomelli, Ockel e Tatasciore, che si occupa più della visione dal basso, diciamo, quindi della visione dei singoli occupanti e dei singoli occupati, possiamo metterla in questo modo. E però mi sembra che da tutte e cinque le relazioni emergano alcuni punti qualificanti, molto che forse interessano molto me per gli argomenti che ho trattato e che sto trattando, ma che sottopongo anche all'attenzione sia dei relatori sia del pubblico che eventualmente vorrà partecipare alla discussione. Intanto questo ruolo dell'occupante che appunto non è univoco, non è né univoco né monolitico, e non è né del tutto negativo né del tutto positivo, neanche nell'ottica dell'occupante stesso, come abbiamo visto nella relazione Ockel. Ecco, questo è un primo punto. Un secondo punto è questo elemento dell'innamoramento dell'occupante nei confronti del paese occupato, e che emerge molto chiaramente nelle relazioni Ockel e Tatasciore, e che però credo si possa rintracciare in senso lato anche in quelle di Greco e Capone, questi occupanti che si interessano profondamente della situazione dei territori che si trovano provvisoriamente ad amministrare, al punto da intervenire appunto nella definizione di un quadro giuridico autoctono. E poi terzo punto, il peso della memoria napoleonica. Ci sono in due relazioni è stato sollevato esplicitamente questo elemento, in quella di Bonomelli e in quella di Tatasciore. Addirittura in quella di Tatasciore c'è proprio l'esplicita menzione, no, della precedente occupazione per modellare la trama del romanzo. Ecco, io penso che nel quadro dell'Ottocento italiano le occupazioni napoleoniche abbiano costituito un precedente dal quale non si può assolutamente prescindere, che tende poi a informare, a modellare tutto ciò che avviene dopo, soprattutto nella prima metà del secolo. Ecco, poi mi ero preso altri punti sparsi mentre vi ascoltavo. Ecco un elemento che interessa questo più me forse che l'audience di questo panel, ma che sottopongo alla vostra attenzione. Ecco, l'influenza di queste occupazioni, come dicevo prima, militari sul processo di state building italiano. Ora, mi ha molto colpito soprattutto nell'ultima relazione, quella di Capone, questo elemento. Il fatto che il quadro giuridico e di relazioni tra singolo e Stato, tra cittadino, ora, per quanto dire cittadino nello Stato della Chiesa possa essere problematico, comunque suddito cittadino nei confronti del potere in generale e del potere dello Stato in particolare, penso che possa essere, penso che sia un fattore di un certo peso il fatto che questa relazione si configuri
per buona parte della penisola in regime di occupazione militare, nella quale appunto lo Stato è rappresentato da istituzioni che in un normale equilibrio dei poteri non dovrebbero assumere il ruolo giudicante, no? Il ruolo giudicante e amministrativo. Ecco, io direi che mi fermo qui e lascio ad Alessandro la gestione del dibattito e delle eventuali domande. Grazie a tutti. Grazie, grazie molto. Jacopo, allora io non vorrei monopolizzare il poco tempo che rimane a nostra disposizione per la discussione, quindi avendo la parola ne approfitto per rispondere telegraficamente a queste sollecitazioni, giuridico, aspetti giuridici, quindi anche cittadinanza, memoria di Napoleone. Per quanto riguarda l'occupazione francese del 1849, sì, ecco, io in realtà poi questa era una parte di una ricerca più ampia in cui l'aspetto giuridico è molto presente, perché ecco, l'interrogativo che mi ero posto avviando il lavoro era proprio quello di come la situazione di occupazione condizionasse l'esercizio della sovranità e portasse a stabilire poi delle situazioni che sono di protettorato informale, di sovranità divisa, e quindi naturalmente il rapporto tra sudditi dello Stato Pontificio, cittadini, e istituzioni dello Stato si trova molto spesso a essere mediato dalla presenza militare occupante. Questo è che si vede chiaramente anche nei rapporti economici e nelle scelte diverse che compiono le amministrazioni austriache e francesi, le intendenze, nella definizione dei modi di approvvigionamento di casermaggio dell'esercito, ma non posso dilungarmi troppo. Per quanto riguarda la memoria napoleonica, sono d'accordissimo, naturalmente è un precedente che funziona sia come fonte di, come dire, di ispirazione, come vettore di mobilitazione, ma anche come repoussoir in francese, qualcosa da cui si prende le distanze. Funziona come fattore di attrazione, come vettore di memoria funzionale per chi nel 49, sia nell'esercito, ma non a livello ufficiale, ma tra i soldati, sia nella popolazione, vede l'arrivo dei francesi come appunto la possibilità di una nuova apertura riformista nello Stato Pontificio. Allora circolano oggetti che fanno riferimento alla memoria napoleonica. Funziona anche come un modello da cui prendono le distanze ambasciatori e comandanti che, fallito il tentativo di conservare forme di rappresentanza nello Stato Pontificio, riflettono a partire da quel modello per definire modalità di presenza che sono completamente diverse e che appunto si basano più sulla collaborazione informale, sull'esempio, sul miglioramento graduale delle pratiche amministrative che si pensa, si suppone che la presenza francese e la gestione dell'ordine pubblico, la riforma dell'esercito possano indurre. Cederei però subito la parola agli altri intervenuti per appunto rispondere alle tue sollecitazioni. Come procediamo, Alessandro? Forse andiamo nell'ordine. Okay. Allora, velocemente, grazie a Jacopo Lorenzini per tutti i suoi commenti e le osservazioni. Sulla memoria napoleonica è importantissima non solo per quello che avviene in contemporanea in Sicilia. Come dicevo prima, ci tengo a sottolinearlo, in Sicilia si guarda molto attentamente all'occupazione napoleonica a Napoli, ma non da un punto di vista critico, ecco, cioè non è un'occupazione che viene demonizzata, ma si guarda attentamente al riordino amministrativo che Giuseppe Bonaparte e Murat stanno portando avanti e si tenta in qualche modo di emularlo e di superarlo. Ma è una memoria che resta anche dopo, nel Mezzogiorno. Nel 20-21, durante la rivoluzione, i napoletani saranno fortemente anglofobi e invece nutriranno questa visione positiva della presenza imperiale francese nel Mediterraneo. Per assurdo, invece, negli anni 50, come scrivo nella tesi, la prospettiva si inverte. La monarchia borbonica, che era stata sostenuta dai britannici nel periodo delle guerre napoleoniche,
sviluppa una memoria a favore dell'occupazione napoleonica, a favore di quelle riforme che li avevano scacciati da Napoli, in chiave antibritannica, perché quello è un momento di fortissime tensioni tra i Borbone e Palmerston nel Mediterraneo. Per quanto riguarda invece lo state building e il filone giuridico, ci tenevo a sottolineare che questo processo avviene a livello globale perché questo è un momento in cui l'impero invia commissari e commissioni imperiali, che è una novità di questo periodo, in tanti contesti imperiali, dai Caraibi a Ceylon e in India. Quello che è peculiare dello state building e della riflessione nel Mediterraneo anglo-siciliana è che il discorso dell'ordine, della protezione e del riordino amministrativo si collega alla costituzionalizzazione, proprio perché si sente la pressione dell'impero francese e perché, come dicono anche gli stessi commissari britannici, quella del Mediterraneo è una situazione un po' particolare e liminale, in cui le popolazioni non sono così poco non civilizzate, diciamo, da non meritare costituzioni, ma allo stesso tempo non sono così civilizzate da poter fare a meno dell'impero. E quindi da qui la mediazione della presenza imperiale con il protettorato e un tentativo di costituzionalizzazione. E mi fermo qui e lascio spazio agli altri. Grazie ancora. Grazie Giuseppe. Marian, do you want to respond to Jacopo's remarks? Okay, just responded in chat, so thank you for the remarks, which were very interesting and useful. Quindi chiederei a Giulio e a Lorenzo se vogliono intervenire. Anch'io volevo, visto i tempi molto contingentati, ringraziare Jacopo Lorenzini che ha colto proprio ovviamente dei punti focali. Volevo solo aggiungere che appunto una delle domande che resta in evase, che andrebbe poi approfondita nel caso mio, è appunto se ci sia una singolarità di questo romanzo o se questo topos vive insomma in maniera più larga nella narrativa risorgimentale, perché questo apre al tema che un po' poneva Alessandro Capone, cioè di una sociabilità poi che al di là dei romanzi è fatta di pratiche, quindi di magari appunto nella stampa probabilmente queste donne insidiate dal nemico, insomma sono un tema che potrebbe essere appunto allargato. E anche quello della memoria napoleonica definisce un po' il rapporto tra i falsi amici francesi e i falsi amici, come li chiama appunto nel romanzo, e i nemici veri e propri, nemici aperti, ecco. Quindi in questa doppia vicenda si sviluppa appunto tutto un doppio asse, ecco, che aiuta ad interpretare l'esperienza storica dell'occupazione, ecco. Volevo solo dire questo. Grazie Giulio. Lorenzo? Sì, rispondo anch'io molto brevemente e grazie mille per la sollecitazione. In particolare sulla memoria napoleonica volevo dire che a mio avviso è un aspetto fondamentale che agisce sia per i soldati occupanti che per coloro che sono occupati civili, prima ancora di ogni reale intenzione diplomatica. Nel caso che appunto io ho studiato, non importa se il governo parigino voglia sostenere o no un'esportazione della rivoluzione o una riforma dello Stato Pontificio, ma l'arrivo di soldati con il vessillo tricolore suscita queste memorie prima ancora di ogni realtà diplomatica. Quindi sì, fondamentale questo aspetto, anche a livello polemico, cioè Metternich nei suoi dispacci diplomatici scrive: Napoleone negli anni più bui della rivoluzione dell'impero non si era mai permesso di invadere una potenza alleata, quindi anche a livello polemico è fondamentale. Soltanto altri due punti sull'aspetto dello state building, sono perfettamente d'accordo, ecco, nel caso della città di Ancona che ho preso in considerazione io, si tratta di una dimensione di provincia all'interno dello Stato Pontificio, quindi uno state building che probabilmente sarà da indagare, lo tengo come spunto per le future ricerche nelle pratiche quotidiane di relazione tra i carabinieri pontifici, i soldati che si occupano di collaborare all'ordine pubblico. E l'ultimo punto che volevo sollevare è, sentendo in particolare la
la relazione di Giulio che faceva riferimento all'occupazione austriaca delle delegazioni, che va anche questa dal 31, poi dal 32 fino al 38. Ecco, un aspetto che potrebbe essere interessante anche quello di sviluppare degli studi che mettano in dialogo queste occupazioni. Nelle carte che ho avuto modo di vedere al Ministero della Guerra francese, si sottolinea come il rapporto tra questi corpi di occupazione sia paradossalmente ottimo, nel senso che il generale francese, i suoi aiutanti di campo visitano le delegazioni, visitano i campi militari austriaci, si incontrano con i generali austriaci. Quindi ecco, magari non limitarci a un studio settoriale di ciascuna singola occupazione. Grazie mille. Grazie. Adesso non so, Marco, forse abbiamo qualche minuto per raccogliere, se ce ne sono, una o due domande dal pubblico. Sì, sì, abbiamo un po' di tempo, quindi con tranquillità, anzi vi ringrazio per essere stati nei tempi, quindi adesso abbiamo possibilità di fare un po' di dibattito, anche un quarto d'ora, se non sbaglio. Quindi volentieri. Adesso chi tra il pubblico dovesse voler intervenire può alzare la mano o scrivere in chat, insomma io poi consentirò di accendere il microfono così da poter intervenire direttamente. Quindi per alzare la mano bisogna andare su reazioni e la casella che avete lì sulla barra nella vostra app di Zoom, e c'è scritto alza la mano, o anche in video potete sbracciarvi, non so. Vabbè, se non ci sono domande ne farei una, anche se esula un pochino dal tema principale di questo panel, però ascoltando la relazione di Giulio, mi stavo chiedendo, ci sono all'interno del romanzo degli spazi in cui il desiderio femminile viene espresso in maniera esplicita e diciamo legittimata, ecco? Perché questa è una questione che insomma, ho incontrato un pochino nella mia tesi, e che effettivamente in alcuni contesti, nei romanzi dell'Ottocento, soprattutto se ci sono delle protagoniste femminili, e in questo caso anche l'autrice è una donna, è come se si delineassero praticamente dei contesti, degli spazi in cui questa questione emerge rispetto a un contesto sociale in cui invece ovviamente non ha spazio. Grazie. Alessandro, dimmi tu se rispondiamo. Sì, forse se ci sono altre domande già adesso conviene raccogliere, altrimenti puoi rispondere, magari nel frattempo qualcun altro viene in mente qualcosa. Rispondo perché così appunto. La risposta è sì, nel senso che, innanzitutto ti ringrazio, questi spazi del desiderio femminile sono esplorati in parte, evidentemente, però sono posti. È un problema che viene posto nella relazione soprattutto tra Curzio, che indica la strada con l'oppressore non ci deve essere altro rapporto che non quello di sangue, cioè di sangue, di ammazzarli, insomma. Mentre invece Clelia su questo sostiene che la donna italiana lo sa da sé un po' cosa deve fare rispetto a questo, e ci arriva a questa consapevolezza attraverso tutte delle pagine molto dense, che sono forse le pagine più importanti del romanzo, in cui lei delinea la propria posizione rispetto a queste tematiche, che prima non... che sono tematiche che le emergono solo attraverso il rapporto con il capitano Benstein, perché prima non sembra manco una patriota, ecco, dal punto di vista... quindi c'è un percorso di acculturazione patriottica da parte sua, che passa anche attraverso il ruolo femminile, in questo caso però anche di moglie. La donna dell'amico, perché lei è appunto la donna dell'amico fraterno, quindi diciamo c'è una legittimazione di questo spazio del desiderio femminile, ma comunque risulta poi incasellato in una dimensione
della moglie patriota e quindi della moglie italiana, ecco, da questo punto di vista. Non c'è un vero e proprio, insomma, avanzamento da questo punto di vista, credo. Ok, grazie. Grazie, grazie Francesca. Giulio, ci sarebbe ancora tempo per un'altra domanda, credo. Pare che non ce ne siano. Quindi, insomma... Se non c'è, scusate, se non c'è nessuno, allora Magari ne faccio un'altra io che mi è venuta in mente nel frattempo, anche grazie all'ultimo intervento di Bonomelli. Un altro tema che sarebbe interessante approfondire, e mi riferisco soprattutto a Ockel, perché mi sembra non l'abbia citato nel suo intervento, è il fatto che il rapporto fra diversi occupanti diacronicamente, quindi il rapporto con le occupazioni precedenti, ma anche, come diceva appunto Bonomelli, rapporti fra occupanti francesi e austriaci, in quel caso, ecco, questa, la familiarità, l'amichevolezza o meno di questo tipo di rapporti può anche gettare una luce sul, come dire, sulla concezione poi del paese occupato, perché come diceva giustamente Greco, questo è un elemento importante, questa concezione della Sicilia e dei siciliani come non abbastanza civilizzati per godere appieno del costituzionalismo britannico, ma al contempo sufficientemente civilizzati da necessitarne uno proprio. Ecco, questo è un elemento che forse anche nel diario dell'ufficiale esaminato da Ockel forse emerge, chiedo, nel senso c'è il rapporto fra l'ufficiale e altre truppe d'occupazione militari degli anni 30? Marian, Jacopo Lorenzini was asking whether in travelogue of Polak there is a consideration of civilizations gaps across Italy or a consideration of previous military occupations. Se riassumo bene la domanda di Jacopo. Polak wrote about all Apennine Peninsula, and he wrote about the occupations during the French occupation. I'm not sure if I understand your question. No, sì, credo che il senso sia chiaro. Peraltro, come si dice in questi casi, mi dicono dalla regia che il tempo che purtroppo con noi è tiranno stringe e che dobbiamo chiudere il seminario. Quindi io ringrazierei nuovamente gli organizzatori, i discussant, tutti coloro che hanno partecipato, i panelist per questa occasione di confronto che credo sia stata un momento divertente e di arricchimento per tutti. Grazie, buon appetito, buona giornata.